Si è risvegliato nel bel mezzo di una chiusura totale lo spicchio di città che va dall'Orciolaia al semaforo di via Fiorentina, interessato dai lavori per la nuova rotatoria, diventando di fatto una strada senza uscita, anche se probabilmente lo resterà solo per qualche giorno, il tempo di allestire il cantiere. Questa mattina infatti hanno preso avvio i lavori che interessano la sistemazione dei sottoservizi in vista della realizzazione della rotatoria. Ieri c'era stato anche un sopralluogo dell'assessore alle opere strategiche del Comune di Arezzo, Marco Sacchetti, per cercare soluzioni per minimizzare l'impatto. C'è stata un'apertura da parte ovviamente dei vari soggetti responsabili e di valutare se organizzare il cantiere su fasi, perché ci sono più fasi lavorative e quindi in determinate fasi, nella fase anche iniziale, di lasciare comunque aperta una corsia di via Fiorentina in uscita, mentre la corsia in ingresso verrà ovviamente chiusa per cantierare, perché c'è la necessità appunto di stoccare materiali, mezzi e così via. C'è da garantire la sicurezza di chi lavora, la sicurezza di chi transita sia in macchina che a piedi, quindi ovviamente la complessità c'è, dei piccoli disagi sicuramente ci saranno, bisogna cercare di minimizzarli. Quindi l'invito che io ho rivolto a tutti è di cercare di essere veloci, di lavorare in sicurezza, ma velocemente, anche su più turni di lavoro, in modo tale da cercare di ridurre questi tempi dell'ordinanza, che è un mese. L'amministrazione comunale fa comunque sapere che l'obiettivo resta ancora quello di ripristinare il prima possibile il varco in uscita.